tu dai un qualcosa di tuo, metti un qualcosa di tuo in un pezzo di legno che già ha del suo, però tu ci aggiungi qualcosa a questo pezzo, ci dai un po'. Gli dai un po' vita. Ciao, sono Tobias Cortegagna, ho 35 anni e sono artigiano del legno, produco oggettistica. La mia passione è nata, diciamo, dopo aver visto mio zio che faceva questo lavoro e pian pianino mi sono sempre più appassionato al legno, come materiale, come venature, come disegni. E dopo la laurea in biologia, ho deciso di fare il salto e diventare artigiano a tutti gli effetti. Poi pian pianino ho cominciato a fare le prime cose, sono partito praticamente facendo cestini in vimini, andando a raccogliere nei boschi le bacchettine di sanguinella. Con i primi soldi dei ricavati della vendita dei cestini, ho comprato le prime macchine per poter lavorare il legno in autonomia. Ho comprato un tornio nel 2013. I miei oggetti sono fatti esclusivamente con lavorazione manuale, vuol dire che o l'utensile con cui lavoro il legno o il pezzo di legno lo tengo in mano. Praticamente non faccio niente in cui io prendo il pezzo di legno, lo metto là e la macchina fa il pezzo finito. È tutto un lavoro in cui devo prendere in mano il pezzo almeno 6-7 volte per farlo. Allora, la prima cosa secondo me è studiare, perché lo studio ti apre la mente, riesci a capire meglio quali sono le forme, le caratteristiche che deve avere un oggetto per piacere. Cioè, i miei oggetti prima di piacere agli altri devono piacere a me, io prima di fare un oggetto e metterlo in vendita deve piacere a me. Ho il laboratorio pieno di oggetti che sono lì in attesa di una modifica perché non mi piacciono e quindi finché non mi viene l'ispirazione di finirli, restano lì. Ecco qua, una volta che ho portato a casa il legno, faccio fare le tavole e poi le tengo qua a stagionare per 2, 3, 4, 5. Anche 10 anni, c'è roba che anche 10 anni qua. Il valore dell'artigianato in questo momento qua, in cui è tutto quanto, diciamo, pieno di macchinari, è che dai una cosa che ha un'anima, è una cosa che ti è passata per le mani e ci hai messo qualcosa di tuo. Non è una cosa che è standard.
E poi del lavorare il legno, è bello che è un materiale vivo, no, è un po' come le persone quando credi di aver conosciuto uno bene, puntualmente arriva il pezzo di legno che ti fa capire che in realtà non avevi capito così bene come si comporta.